tema delusione secondo me non c'è assolutamente. Io credo che il governo ha dato indicazioni che vuole approntare strumenti di controllo. Ora è compito, rientra nella discrezionalità del governo stabilire le modalità e i tempi. Perché secondo lei c'è questo ritardo? Io non ho notizie su questo argomento, non ho nessuna indicazione su questo argomento. Una presa d'atto della politica, c'è una responsabilità politica? Ma guardi, io credo che le scelte sono scelte politiche, però non c'è un problema di responsabilità. Ovviamente nell'individuazione di criteri che possono riguardare una questione delicata, io sono dell'idea che è meglio riuscire a prendersi un giorno prima e fare le cose, un giorno di più e fare le cose bene, piuttosto che fare le cose di fretta e farle male. Il tema è che ovviamente se l'Autorità Nazionale Anticorruzione si deve occupare di specifiche vicende, ha bisogno di specifici poteri, ma il contenuto dei poteri non è oggetto che può essere affrontato, diciamo, in televisione. Sicuramente io non chiedo né poteri straordinari né poteri speciali. Guardi, io non lo so, non mi piace di fare la valutazione se questo è più grave o meno grave il 92. Il quadro che sta emergendo da entrambe le vicende è un quadro assolutamente preoccupante, soprattutto direi quello che sta emergendo da Venezia, perché lì c'è un coinvolgimento di pezzi della politica trasversale, di istituzioni rilevanti, ma c'è anche il coinvolgimento pesantissimo degli strumenti di controllo, diciamo, che è la parte più preoccupante. C'è un sistema corruttivo che ha messo al centro i pezzi che avrebbero dovuto anche evitare e controllare questo meccanismo. Ci sono gli strumenti per controllare i controllori al momento? Ci sono alcuni strumenti, diciamo, no, bisogna capire qual è la missione che si vuole fare e che cosa si vuole controllare. Allora io non credo che esista un meccanismo, cioè come si controlla, che cosa si controlla, bisogna capire qual è l'oggetto, che cosa si vuole fare e in relazione a che cosa si vuole fare quali sono gli strumenti. Qualcuno dice per esempio la revoca degli appalti, io non ho mai detto, ne ho mai pensato, perché giuridicamente sarebbe fuori dal mondo pensare che si possano revocare appalti già dati, però mi pongo il problema se per il futuro non sia assolutamente da imporre in tutti i contratti che verranno fatti dal pubblico una regola secondo cui chi si macchia di corruzione poi non possa continuare ad avere gli appalti. Un monito alla politica, insomma. No, non è un monito alla politica, questo è un monito alle istituzioni che si occupano, alle stazioni appaltanti, perché non è la politica che fa gli appalti, spesso sono i tecnici.